Cammina un pochino. Ok, si ferma. Resisti? Ok. There you go, bravo. Ok. Ancora vita, ancora vita? Ok. E lascia. Ok. Ciao a tutti, sono Dottor Tony Caruso, sono qui con... Donatella. Ok. Ok, dai. Dai, mettiamo queste qui. Sì. Qual... E poi, qual... si è piegata perfetto. Molto beh, bene. Insomma. Esatto. Benissimo. Ok. Dai, parliamo un po'. Come sei venuta qui? Per quale motivo? Cosa avevi? Cosa hai? Allora, io sono venuta qui perché da mesi soffrivo di un'ernia discale, brutta ernia discale, che mi impediva anche di camminare. Riuscivo ad andare solo in bicicletta. Ero disperata, ho fatto parecchie terapie senza nessun risultato. Alla fine un mio amico conoscente, che vi ha conosciuto e trattato da voi, mi ha detto, ma vai al centro UMA, dice, perché io mi sono trovato benissimo. Ho detto, mi manca il chiropratico, vado da lui. Quindi mi sono rivolta al centro UMA e ho conosciuto il dottor Tony, che con la sua bravura e professionalità... La chiropratica, grazie. La chiropratica, ma anche chi svolge la chiropratica, mi ha rimesso in piedi. Ok, e adesso io ti spiego. Sono molto grata per questa cosa. E sono contenta che avevo la possibilità di aiutare lei. Ok, adesso ti spiego un po' la situazione, devi solo togliere le scarpe. Sì, ok. Ok, adesso spiego un po' il suo problema in un po' in più specifico, devo guardare perché sono vecchio e non mi ricordo. Ok. Ok, lei aveva dolore sulla gamba destra, adesso vediamo un po' di cose. Giro la schiena, facciamo così, mi passo qui, giro la schiena verso di me. Ok, now con lei aveva un problema proprio in questo livello dove il disco usciva posteriore laterale e toccava su uno dei nervi dei 6 più basso, L5-S1, e aveva dolore che scendeva sulle gambe qui. Varie test che possiamo vedere confermare o negare queste è gira verso di me, Donatella, puoi camminare su punti di piedi. Ok, cammina un pochino. Ok, vai indietro ancora. Indietro, così, okay. Ok, vai giù, vai sul tallone, cammina. Ok, si ferma. Dai, siediti qui verso di là. Ah, così. Now, questo è il nervo che controlla questo movimento. È questo. Ovviamente lei può fare questo a volte quando è molto acuto. Si chiama foot drop. Non ce la fanno questa. Puoi testare questa sia camminando in piedi o vai pancia in su un attimo. La testa qua. Pancia in su. In su. Ok. Ti sposto qui. Sì. Ti tiro giù, scusami. Okay. È un altro modo che puoi testare anche manualmente. Punti giù i piedi, io spingo, resisti su, giù, resisti. Ok, so anche così. Tira giù i piedi, resisti su. So un altro modo di testare. Giù, giù, giù. Siediti su verso di qui. Possiamo testare riflessi collegati a questo. Tutto questo testando per vedere come sta funzionando il nervo o quanto danni il disco ha fatto su questa nerva. Vieni un po' di più. Ok, lascia libera. Ok, so, si vede che tutto funziona molto bene. Vai pancia in giù. Mi dai gli occhiali? Ok. Ok. No, Donatella di solito, io e lei parliamo molto di più di questa, però lei è nervosa un po'. È la prima volta. Eh beh, insomma. Okay. Le metto le mani qua. Le mani qua. Puoi mettere di là. Ti tiro giù un attimo, tiro io. Sì, sì. Ok. E puoi testare anche lei se lascia libera, lascia. Così e lo sento. Ok. Now, con lei, la sua L5-S1 era bloccato andando in così. Ok, so la manipolazione delle correzioni, come mio caro collega e amico di dottoressa. Ok, gira sul fianco destro verso di me. Qua. Questo è così. Ok, mi dà la manina. Ok. Now, posso, muovendo le gambe su così, io posso sentire i processi spinosi, giusto? Giusto. Sì, I got it. Non male, dopo ben 8 anni. Ecco. Lascia libera.
There you go, brava. Ok. Ancora vita? Ancora vita? Okay. Mi piace la reazione dei pazienti quando faccio questo. Gira verso di qui. E lei, ormai da mesi siamo qui. Sì, sì, però. Però, sempre. Guarda, io potrei dire questo senza parlare. Lei un po' di questa. Sì. Now, questa è diversa di questa. Questa significa piano. Oh my God, sono uscita, c'è pieno di gente. O FIFA. Anche se poi, vabbè, certo che vabbè. Pochino. Sì, ovviamente. A me piace vederla così. Ok, pancia in su. Non ho ancora imparato la lingua molto bene, ma la lingua di segni ho imparata. Come dopo, mangio. Ho fame, ho sempre fame. Anche lui, Mago mangia sempre. So now adesso qui la sua collo è bloccata sulla sinistra, qui in rotazione, lascia. Ok, benissimo. Poi un'altra cosa, questa. Sento che lei aveva dolori sulla gamba destra, posteriore, come gli spiegava che il disco toccava sul nervo, sentiva dolori sotto. Una cosa che succede in tutti questi casi di i muscoli posteriori sono sempre contratti, sono un modo, una tecnica di ridurre il tono, si chiama fast stretch. You gotta write that in Italian, fast stretch. Ok, so gira la gamba esterno, brava, è sotto contrazione, lascia libera e poi tiro bruscamente così e questo riduce il tono qui. Spiegazione un po' neurologica dove si riduce di 1A afferents, the muscle spindles. Siediti su, verso di là. Questa. Oh, lei piace questa camp market right, proprio davanti alla sua faccia, lo sento le tensioni. Yes. Non so se voi divertite al vostro lavoro quanto me, ma io sì. Ok, lascio libera qui. E questa cosa che sto facendo, sto riducendo il tono collegato alla sua schema posturale per aiutare questa. Nonostante che il suo problema proprio fisico è in basso, si tratta di diverse zone, non solo dove lei ha avuto il problema. Perché è tutto collegato, se la collo è bloccato qui, devo sbloccarla, se no influisce come questa si muove. Allora, per il gran dolore, come dicevo prima, non riuscivo a camminare, ma non riuscivo neanche a sopportare nessun tipo di peso, anche il più piccolo peso, non so, una bottiglia, perché mi partiva subito un male pazzesco e quindi non potevo fare nulla. E adesso dopo il trattamento, cosa? Riesco a fare tutto. Ok, adesso spiego un po' la sua casa perché davvero era un disco molto grande e di solito ci vorrebbe molto più tempo che ha funzionato con lei. Comunque tra 2-4 settimane con terapia, lo vedevamo 2 volte a settimana, è andata abbastanza bene, tra 2-4 settimane i sintomi sono ridotti, poi l'ho visto anche settimanalmente per un altro 2 mesi. Dove adesso si vede che sta andando molto bene, non ha più formicolie e lo vedo una volta al mese per diciamo mantenimento, per far sicuro che questa non sia grave. Una volta al mese sarà sufficiente. Salutiamo tutti. Ok. Anzi, noi abbiamo qualcuno, sì, 2 persone in comune, Rosy e Monica, salutiamo loro. Ciao Rosy. Ciao. Ciao Monica. Ciao. She's a star, è una stella, è una diva. Sì. Ciao, ciao. Abbiamo fatto il video, molto bene, e poi alla fine abbiamo anche nominato voi. Sì. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata, ciao.